ragazze, in questo video mi preparerò insieme a voi, sarà un get ready with me, anche perché ho un po' di nuovi prodotti che mi sono arrivati nelle scorse settimane da provare, poi voglio anche raccontarvi un po' come sta procedendo la nuova casa, come stiamo andando avanti, e inoltre mi sono preparata anche il cappuccino a cioccolazione insieme a voi. Questa mattina ancora non l'ho bevuto, tra l'altro adoro il cappuccino quando c'è tantissima schiuma. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi amate la schiuma, cioè io non ne posso fare a meno. E quando vado al bar e ordino il cappuccino e c'è pochissima schiuma, cioè resto proprio gelosissima. Adoro, adoro, adoro. Comunque, detto questo, direi subito di partire. Voglio andare a provare i nuovi prodotti di L'Oreal che mi sono arrivati appunto qualche settimana fa, che vi ho mostrato in un video. Se ancora non l'avete visto, vi lascio il video spacchettamento qua sopra nelle schede. Ovviamente il contenitore, aspettate dove si apriva, da qui, è completamente vuoto perché sono andata a portare tutti i prodotti nella mia cassettiera. Vi ho fatto anche un video dedicato dove sono andata a riorganizzare tutte le cassettiere. Se anche quello non l'avete visto, ve lo lascio qui nelle schede. Come prima cosa vado ad idratare le mie labbra e utilizzo questo burro cacao, questo balsamo di Aveda che mi piace davvero tanto. Lo sto utilizzando tutti i giorni, lo applico, lo utilizzo quasi sempre la sera prima di andare a dormire, però quando me ne ricordo lo vado ad utilizzare anche prima del make up. Fatto questo, passo alla base viso. Come prima cosa voglio utilizzare uno di questi tre primer, o probabilmente ne utilizzerò addirittura due. Sono i nuovi primer di L'Oreal. C'è questo rosa che è il primer levigante per i pori dilatati, poi c'è il primer antirossori, questo verde, e poi abbiamo il primer illuminante. Questo mi incuriosisce davvero tanto, quindi sicuramente proverò questo. E poi vado a provare anche il primer per i pori dilatati. Come prima cosa utilizzo il primer per i pori, ne prelevo giusto un pochettino e lo metto sul naso, sulla fronte e un po' anche sul mento. Tra l'altro hanno anche un buon profumo. Ne prendo giusto ancora una puntina e lo applico per bene ai lati del naso, che sono quelli un pochettino più critici. Devo dire che questo primer mi ha riempito abbastanza bene i pori dilatati. Io ho questo piccolo difettuccio nella mia pelle, ho parecchi pori dilatati, specialmente ai lati del naso, e voglio sempre andare a coprirli o perlomeno a minimizzarli. E devo dire che questo primer ha fatto davvero un ottimo lavoro, mi piace il risultato. E adesso invece passo al primer illuminante, che davvero mi incuriosisce un sacco. Anche qua prendo davvero poco prodotto. No vabbè, che bel colore! Guardate, è bianco perlato con una punta di rosa all'interno, un colore bellissimo. Non so se riuscite a vedere qualcosa. Comunque lo metto qui. Guardate l'effetto, è super super luminoso, un po' al centro della fronte, sul naso e un pochettino anche sotto l'arcata sopraccigliare. E poi vado a sfumarlo per bene. Tra l'altro volevo proprio parlarvi della nuova casa, come stanno procedendo i lavori. Sono davvero molto molto contenta di come stanno andando avanti, e anche dei prodotti che abbiamo scelto, dei materiali scelti. Abbiamo messo tutto il pavimento ormai in tutte le stanze, abbiamo deciso di fare il pavimento uguale sia nella zona giorno che nella zona notte e anche nel bagno. Abbiamo proprio utilizzato lo stesso pavimento, che è grass porcellanato. Comunque non so se dalla videocamera si sta vedendo, ma questo primer è davvero illuminante, mi ha illuminato tantissimo questa zona del contorno occhi, il naso è super luminoso, e sto portando tutto il prodotto un po' su tutto il viso perché ne ho prelevato un po' troppo. E devo dire che anche questo primer ha fatto davvero un ottimo lavoro, mi piace il risultato, la mia pelle appare davvero più luminosa. Non so se in videocamera riuscite a vedere se si nota la differenza tra prima e dopo, però mi piace davvero molto. Prima di mettere il fondotinta, pausa cappuccino. Come fondotinta vado sempre ad utilizzare un prodotto di L'Oreal, e voglio provare questo fondotinta in stick. Ho tre colorazioni, la 120, la 100 che è la più chiara, la 220 caramel che invece è decisamente scurissima. Infatti questa la utilizzerò per fare un po' di contouring, per scaldare l'incarnato. Provo direi la colorazione intermedia, la 120 Vanille Rose, e lo vado proprio ad applicare su tutto il viso direttamente dallo stick. Non ho mai provato dei fondotinta in stick, questa è la prima volta, sono curiosa di vedere come si comportano. E poi vado a sfumare il prodotto con la Beauty Blender leggermente inumidita. Comunque
tornando al discorso della casa, hanno messo tutti i pavimenti anche sul soppalco, abbiamo scelto il parquet e abbiamo scelto un color avorio molto molto chiaro che sta bene con le pareti bianche, perché tutte le pareti della nostra casa saranno bianche, assolutamente. Mi piace il bianco perché dà luce all'ambiente, rende la casa sicuramente ancora più pulita, dà proprio l'idea di casa pulita e elegante, molto molto accogliente. Mi piace tanto il bianco, quindi ho deciso di avere appunto di fare tutte le pareti bianche, non ci sarà nessuna parete colorata. Comunque devo dire che questo fondotinta non mi dispiace, preferisco comunque i fondotinta liquidi perché a mio avviso hanno una coprenza leggermente più alta. La coprenza di questo fondo è una media coprenza, non è altissima. Mi vado a mettere ancora un pochettino, ma non troppo. Comunque sono davvero contentissima di come sta uscendo, sta piacendo tantissimo sia a me che a Sfe. Abbiamo scelto tutto insieme. I pavimenti che abbiamo scelto sono effetto legno e listelloni da 20x120 di lunghezza, e abbiamo scelto un colore avorio che però a differenza del soppalco è un colore più leggermente più freddo, mentre invece il parquet è un colore, un avorio più caldo, più toni più caldi. Ci piace davvero tanto. Hanno già messo anche le porte, circa 2 settimane fa abbiamo scelto le porte bianche laccate, mi piacciono tantissimo, e ve le ho fatte vedere anche su Instagram Stories. Se non mi seguite, seguitemi perché vi tengo aggiornata sui cambiamenti, su come sta evolvendo insomma la casa, i lavori a casa nuova, quindi se ancora non mi seguite vi consiglio di farlo. Direi di fermarmi qui con il fondotinta. Il risultato alla fine non mi dispiace tantissimo, però ripeto, preferisco utilizzare i fondotinta liquidi. Questo è sicuramente super pratico da utilizzare anche magari quando si è in viaggio, quando si è in treno, perché si dà 2 passate di fondotinta sul viso, si utilizza un po' di beauty blender e voilà, si è applicato il fondotinta. Non è male, però ripeto, preferisco un altro genere di fondotinta. Prima di utilizzare la colorazione più scura per andare a scaldare l'incarnato, vado a mettere un po' di correttore sulle occhiaie ed utilizzo il correttore illuminante di Benefit, che mi piace davvero tanto, e lo vado a mettere appunto sulle occhiaie per illuminare anche la zona del contorno occhi. Vado poi a fissare il tutto con questa cipria in polvere libera di MAC, realizzata in collaborazione con Patrick Star. Di questa cipria vi ne ho già parlato, mi piace un sacco, è una cipria una cipria pescata come colore, però poi in realtà sul viso non ha colorazione, e mi piace tantissimo perché non va nelle pieghette, mi fissa il trucco per tutto il giorno. Questa tra l'altro è perfetta anche per fare baking, infatti Patrick Star adora fare baking ed è il suo prodotto preferito di tutta la Limited Edition che ha realizzato appunto in collaborazione con MAC. Però io non sono solita fare baking e quindi la utilizzo semplicemente per fissare il trucco su tutto il viso. Tra l'altro il pack è bellissimo, è tutto così opaco con la scritta olografica e in più c'è un sacco di prodotto e mi durerà davvero tantissimo tempo. Adesso non dovrebbe più essere disponibile da MAC perché se non sbaglio era uscita in edizione appunto limitata soltanto nel mese di febbraio, quindi ho paura che non si riesca più a trovare, però davvero io utilizzo questa tutti i giorni e invece davvero tanto perché mi opacizza il viso, mi fa durare a lungo il make up, davvero ottima. Altra pausa, cappuccino. Adesso passo alle sopracciglia, prima le vado a pettinare e poi vado a riempirle con questa matita, la Micro Tattoo Brow Artist di L'Oreal. Questa l'ho già provata, mi piace perché rende le sopracciglia davvero molto naturali. L'applicatore è davvero piccolissimo, fatto così a pettinino, ed è perfetto perché rende davvero le sopracciglia super naturali. Va a disegnare proprio i peletti delle sopracciglia in modo del tutto naturale. Però la mia impressione, l'unica cosa secondo me negativa di questo prodotto, è che dura davvero pochissimo tempo. Secondo me ancora non l'ho utilizzata con costanza tutti i giorni, quindi non so dirvi, però secondo me se si utilizza questo prodotto tutti i giorni, io credo che nel giro di un paio di settimane, massimo 3 settimane, il prodotto sia finito, perché ho proprio questa impressione che duri pochissimo.
e dopo averle riempite vado nuovamente a pettinarle. Il risultato, l'effetto finale, mi piace perché rende le sopracciglia davvero naturali. Ci sono delle piccole, cioè non sono proprio perfette, specialmente nella parte qui in alto, però mi piace proprio perché rende le sopracciglia ancora più naturali, non sono perfettamente definite e proprio per questo mi piacciono. A volte preferisco farle un po' più definite, altre volte tenerle un po' più naturali, un po' più imperfette, e sicuramente con questa matita si riesce ad ottenere questo risultato. Fatto questo, passo agli occhi e vado ad utilizzare questo ombretto in polvere con l'applicatore già in dotazione. È un ombretto marrone che applico come se fosse un eyeliner alla spaccatura delle ciglia. Fatto questo, prendo un pennellino piatto e vado a sfumare l'ombretto per rendere l'effetto ancora più naturale. Fatto questo, passo al mascara. Prima di applicarlo però vado ad utilizzare il pilaciglia, che è un'abitudine che ho introdotto nella mia routine ormai da diversi mesi. Prima quasi non utilizzavo quasi mai il piegaciglia, invece adesso non posso più farne a meno. Come mascara vado ad utilizzare questo di Clinique, il Chubby Lash, che ormai sto utilizzando da circa una settimana e mi sta piacendo davvero molto perché va a dare volume alle mie ciglia. Sapete che io le ciglia cioè sono brutte, sono sfigatelle perché sono corte e sono dritte. Questo mascara invece le rende super voluminose, le allunga, le rende davvero molto molto più folte. Inoltre mi piace perché ha lo scovolino bello cicciotto, bello grande, però nonostante questo prende per bene comunque tutte le ciglia. Devo dire che faccio parecchie passate con il mascara perché mi piace avere un effetto super, super intenso, quasi un effetto drammatico, e dedico davvero tantissimo tempo all'applicazione del mascara. Comunque, tornando al discorso della casa, vi stavo dicendo prima che questa settimana, questo fine settimana, ci monteranno la cucina e non vedo l'ora. La cucina è una di quelle stanze insieme al bagno che deve essere perfetto, perché è quella cosa che ti durerà per sempre, o almeno si spera, quindi davvero non vedo l'ora di vederla. Non vedo l'ora di farla vedere anche a voi, però non vi spoilerò niente. Tra l'altro su Instagram oggi ho pubblicato una foto di me stessa proprio in cucina. Adesso è appunto la cucina è ancora vuota, c'è soltanto il pavimento e il rivestimento della parete, però manca appunto la cucina. Quella sarà la stanza dove metteremo la cucina e davvero, ragazze, non vedo l'ora. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram, perché sicuramente prima di fare long tour o qualcosa del genere qui su YouTube metterò qualche foto sicuramente su Instagram, quindi vi consiglio di seguirmi. Comunque, guardate che bello l'effetto di questo mascara, davvero rende le mie ciglia molto molto più luminose. Adesso passo all'altro occhio. Poi un'altra cosa che abbiamo deciso di fare è la cabina armadio. Abbiamo tre camere da letto, però al momento appunto ce ne servirà soltanto una, quindi una camera da letto l'abbiamo pensata come cabina armadio. Faremo la cabina armadio da IKEA, in realtà l'abbiamo già fatta, l'abbiamo già disegnata sul sito, dobbiamo semplicemente ordinarla, però ho già in mente come risulterà, come sarà una volta terminata. Ho già scelto, o più o meno abbiamo già scelto anche il tappeto da utilizzare, crediamo sì, di mettere un tappeto al centro della stanza. Poi anche lo specchio da utilizzare l'abbiamo già scelto, dobbiamo in realtà ancora acquistare tutto, però le idee le abbiamo e davvero non vedo l'ora anche quella stanza di vederla terminata. Sarà sicuramente insieme alla cucina una delle mie stanze preferite. Poi nella terza camera che rimane, al momento lì metterò tutte le mie cose per fare i video, quindi la mia postazione trucco, metterò una scrivania, mentre invece il computer sarà sul soppalco insieme al computer di sé, quindi faremo una zona ufficio sia per me che per lui. E poi la stanza che resta, che al momento appunto è vuota, ho deciso di utilizzarla per il mio studio, fare qualcosa ancora di preciso. Cosa voglio fare non lo so, sicuramente sarà tutto sul tono del bianco. I mobili saranno prevalentemente, praticamente tutti bianchi, e poi sicuramente metterò tutti i miei trucchi, metterò magari la vanity table, non so ancora se lasciarla qui o se portarla là. Questa poi diventerà la camera di mia sorella, che tra l'altro mi ha già detto che cambierà, quindi mi dispiace un po', sono sincera. Comunque nulla, non vedo l'ora, adesso
i lavori stanno procedendo abbastanza velocemente, abbiamo scelto anche il bagno. Nel frattempo direi che posso anche terminare con l'applicazione del mascara. Ve l'ho detto che ci perdo un sacco di tempo. Ok, sì, direi di fermarci qua. Questo mascara mi sta piacendo davvero tanto. Vi lascio, se vi può interessare, il link qua sotto nell'info box. È appunto il Chubby Lash di Clinique. Poi passo a fare un po' di contouring. Come vi dicevo prima, utilizzo il fondotinta in stick di L'Oreal, che però ha è decisamente caldo come colore. Non sto tono caldo, però provo lo stesso a fare un po' di contouring, ma leggero. Metto un po' qua e appena appena anche sulla fronte. E poi vado a sfumare con questo pennello. Proviamo, altrimenti passo alla Beauty Blender. Ho deciso di passare alla Beauty Blender per avere un effetto più naturale. Abbiamo anche già scelto il bagno, tutto, sia i rivestimenti che è la doccia, che il lavandino, che il mobile, tutto quanto abbiamo scelto, e è arrivato anche tutto, stiamo soltanto aspettando che venga l'idraulico a mettere tutto. Prima sfumo un po' con il pennello e poi passo alla Beauty Blender. Spero che questo video non sia un po' non risulti incasinato, perché sto parlando sia di make up, poi passo alla casa, poi torno al make up, poi passo alla casa di nuovo. Mi sembra un po' un caos, però spero che mi stiate seguendo. Comunque, stavo dicendo che appunto abbiamo scelto tutto il bagno, stiamo soltanto aspettando l'idraulico che venga a posarci il tutto, e anche quello non vedo l'ora di vederlo finito. In teoria dovrebbe venire questa settimana, però si sa mai, a volte dei lavori sono saltati, sono stati rimandati, quindi si sa mai. Devo dire che questo effetto contouring fatto con il fondotinta in stick alla fine non mi dispiace poi tanto. Passo al blush ed utilizzo questo di Puro Bio nella colorazione 02, che come potete vedere, notare, ho utilizzato parecchio, infatti ho fatto il buco. E non mi succede quasi mai con i trucchi, perché avendone parecchi non riesco mai, quasi mai, del tutto a terminarli. Invece questo addirittura ha fatto il solco. Questo colore mi piace molto perché questo effetto è pescato, perfetto per la primavera che finalmente sta arrivando. Fatto questo, passo all'illuminante, e oggi voglio utilizzare per la prima volta questo illuminante che ho preso da Primark, l'ho pagato 6€. È l'illuminante PS Insta Girl, illuminante iridescente. Non vedo l'ora di vedere come si comporta sul viso. L'ho acquistato ormai 2 settimane fa, ma ancora non avevo avuto occasione di provarlo. Questo è il pack, tutto bianco, e ci sono all'interno 9 grammi di prodotto. E questo è l'illuminante, guardate, non so se rende dalla videocamera. All'interno una punta di lilla, di viola, bellissimo, e non vedo l'ora di vederlo sul viso. E vado ad applicarlo con un pennellino a ventaglio, lo metto, oh mio Dio, guardate, ha all'interno decisamente del viola, del lilla e del rosa, è abbastanza particolare, sicuramente non da tutti i giorni, è molto particolare, perfetto proprio come dice il nome stesso per le foto su Instagram. Non, probabilmente non ci uscirei di giorno con questo illuminante, no, è decisamente molto particolare. E per terminare, sulle labbra vado ad utilizzare questo rossetto liquido di We Love Makeup nella colorazione 02. È un colore questo davvero molto bello, e tra l'altro è anche molto simile al colore delle mie labbra. Ed ecco qua, questo è il risultato finale. Sono andata a togliere anche le orecchiette e il cerchietto. Devo dire che nel complesso questo trucco non mi dispiace affatto. Mi piace molto la matita per le sopracciglia, mi piace tantissimo il mascara, ma ve l'ho già detto prima, quindi non mi ripeto. Per quanto riguarda la casa, sì, credo di avervi detto bene o male tutto, tutti i lavori che sono andati avanti ve li ho raccontati. Ripeto, questo video credo che sia stato un po' un caos, perché appunto continuavo a passare dal trucco, dal make-up al discorso della casa, quindi è stato un po' così confusionario. Quando insomma ci tenevo a chiacchierare un po' con voi, e sicuramente farò o un home tour o qualcosa del genere, però ci vorrà ancora un po' di tempo, perché stiamo scegliendo le cose ma con molta calma, perché non voglio rischiare di scegliere tutto insieme di fretta, avere troppa fretta e poi magari pentirmi di qualcosa. Quindi preferisco adesso vedere giù la cucina come risulta, se poi non risulta magari troppo bianca, perché comunque abbiamo fatto la cucina tutta bianca, troppo bianca, magari potrò pensare di mettere qualcosa in soggiorno, in salotto,
cotto sempre di bianco, oppure magari se invece la cucina è troppo bianca, tanto bianca, magari decidere di mettere un mobile in soggiorno in salotto un po' più scuro, comunque sempre toni neutri, toni molto neutri. Non amo i mobili colorati in casa, quindi comunque i colori saranno sul grigio, tortura, bianco, insomma dovrò vedere, con calma vedremo, però ecco, ripeto, preferiamo fare le cose con calma per non rischiare di pentirci poi, quindi stiamo facendo quelle cose con un pochettino di calma, però davvero non vedo l'ora, specialmente questo weekend, di vedere la cucina, perché finalmente ce la mettono dopo mesi e mesi che l'abbiamo scelta, perché ormai siamo andati a vederla a settembre, quindi è passato un po' di tempo. Tra l'altro fra poche settimane io e Ste partiamo e non vedo l'ora anche di fare questo viaggio, perché è da un po' di tempo ormai che non viaggiamo, è circa un anno e mezzo, quindi sono davvero molto contenta di partire, ho davvero tanta voglia, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram per non perdervi tutte le foto che pubblicherò quando saremo in vacanza. Vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!